Ciao bambini, come state? Siete pronti a scoprire qualcosa di più sul vostro quartiere? Oggi parleremo di una piazza molto importante, Piazza Cape Celatro, la piazza più grande di Primavalle. Una piazza conosciuta da tutti, un vero e proprio centro di aggregazione, un punto di ritrovo per i cittadini del quartiere, ed è proprio vicino alla vostra scuola. Nella piazza c'è anche una grandissima chiesa, la chiesa di Santa Maria della Salute. La piazza ha un nome un po' strano ed è dedicato a un arcivescovo chiamato Alfonso Capecelatro. Ma la sua storia è davvero interessante. Maurizio, durante la nostra passeggiata per le strade di Primavalle, ricordate? Siamo andati insieme alla scoperta del quartiere a febbraio, ci ha raccontato delle cose molto interessanti su questa piazza. Innanzitutto che la sua costruzione è dovuta proprio ai cittadini di Primavalle, che negli anni 50 diedero vita ad uno sciopero alla rovescia. Di solito durante uno sciopero si lavora meno o non si lavora per niente, ma durante questi scioperi alla rovescia il lavoro era molto di più. Operai e contadini, per far valere i loro diritti, decisero di adottare questa particolare forma di sciopero, per cui invece che lavorare di meno, lavoravano molto di più. E questo è successo a Primavalle, quando i suoi cittadini decisero di rimboccarsi le mani e costruire Piazza Capecelatro. Per tanto tempo avevano atteso che i lavori di questa piazza venissero portati avanti dalle istituzioni pubbliche, ma questo non era ancora successo. E così, nel mese di marzo del 1951, decisero di unirsi e di mettersi insieme al lavoro per realizzare la piazza che tutto il quartiere stava aspettando. Questo è un bellissimo esempio per tutti noi. È davvero importante prendersi cura della propria città, del bene comune. Anche noi possiamo farlo, che ne dite? Magari facendo attenzione a non sporcare le strade, a rispettare il verde, i parchi. E ora vi chiediamo di rispondere a tre semplici domande. E grazie a queste risposte riceverete il tesserino di guida turistica di Primavalle. Sono molto curiosa di leggere le vostre risposte. Ciao!